la domanda è così, giusta, ma secondo me il rapporto con una donna viene da solo, nel senso che ci si trova a stare con una donna che ti dirige, e subito si crea qualcosa che è naturale, comunque come fosse una tua amica, una tua compagna, con forse anche però una strana energia, un'energia anche un pochino di, forse anche di competizione sana, cioè nel senso che le due donne hanno sempre, si guardano, no? Cioè ognuna ha il suo modo di essere donna. È molto bello il confronto, ma è anche, c'è un'energia che passa, no? Perché comunque che è diversa da quella che passa con una donna e un uomo. E io spesso mi sento che voglio fare meglio con una donna, voglio dimostrare qualcosa di più, anche perché c'è appunto così una, c'è una cosa che ci lega, che però in fondo è anche quella cosa che spesso non è tra le amiche, tra le cose, non è proprio competizione, ma è qualche cosa di dimostrare di essere brave, di essere più, non più brava, ma insomma di capirsi anche così con uno sforzo in più. E io mi sono trovata molto, molto bene con un film che, di cui insomma mi faceva molta paura, perché c'era un romanzo dietro importante che era Come ti porta il cuore, Dove ti porta il cuore, e dovevo poi essere comunque una cosa che non potrò essere mai, cioè una Virnalisi così, De Noantri, però insomma l'ho fatto con il terrore, perché dovevo fare Virnalisi da giovane. E dicevo, però ci siamo trovati in una situazione così già subito bella, lei aveva un bambino piccolo, c'era un nipote, tutta una famiglia, tutto un modo di essere femminile che mi ha messo un pochino più a mio agio. Devo dire qualcosa di intelligente, si suppone, su sto punto. Si suppone, però. Se no vado direttamente a casa e faccio prima. Io non lo so, però di fatto Cristina dentro, secondo me, uomo, donna, adesso non siamo qui per fare dei complimenti, però per esempio per quanto riguarda la bestia nel cuore, Cristina mi ha messo in difficoltà come nessun altro regista aveva fatto, con delle scene che erano veramente complicate, per cui mi ha fatto un regalo, perché mi ha, non si accontenta mai Cristina, devo dire che anche da un punto di vista che io come spacca a balle non scherzo, per cui c'è una sorta di alchimia che è la cosa importante appunto fra il registratore, nel senso che io mi innamoro tantissimo della regista e quindi desidero proprio fare il meglio che posso per stare dentro alla storia, per servire la storia per quello che posso riuscire. In quel film in particolare c'erano delle complicazioni, c'era questa donna che si innamorava di un'altra donna venendo da un matrimonio etero, per cui insomma la scoperta, il fatto che l'amore non ha limiti, non ha barriere, se esiste. E questo mi ha aperto proprio delle possibilità, mi ha allargato una coscienza e quindi mi ha dato sia un coraggio in più nel lavoro, e devo dire questo è Cristina, cioè nel senso di stiamo lavorando insieme, creiamo questa alchimia, io ti dico qualche cosa, vediamo come tu rispondi, possiamo poi alla fine essere sorprese tutte e due dal risultato che c'è, creiamo una sorta di giostra insieme, però con una onestà di fondo e anche con una durezza, fra virgolette, nel senso che vogliamo proprio andare, non ci accontentiamo. In questo senso io non faccio differenza fra uomini e donne, faccio la differenza sulla qualità del lavoro, la qualità dell'impegno. E comunque devo dire che adesso per questa stupida cosa mi sono dimenticata quello che sto dicendo, che sono un cretino. Per cui con Cristina è chiaro che su certe tematiche siamo molto vicini immediatamente, non perché siamo meglio, non perché siamo niente, perché chiaramente siamo due donne, chi bene e chi meno, e ho finito, grazie. Cominciamo a dire subito questo, perché però sentivo che c'era qualcosa delle donne, qualcosa che riguarda il loro intimo profondo, il rapporto con il loro corpo, con la maternità,
rapporto con l'uomo anche, il rapporto con la casa, con le madri, con le sorelle, con tutto questo mondo femminile che è nelle case, che spesso non è stato raccontato, che il cinema con lo sguardo femminile non poteva fare, mettere al centro delle storie. E dunque ho sognato di fare recitare un sacco di attrici e di dare loro i ruoli da protagoniste che portassero anche delle esperienze che in realtà sembravano piccole, non eroiche, che potessero diventare grandissime. E questo penso che è una esigenza, una necessità che una regista donna sente, e se credo anche altre mie colleghe come Jane Campion oppure Sofia Coppola o altre, hanno forte l'esigenza di raccontare delle storie che sono rimaste dietro le quinte. Questo secondo me è importante. Quando poi vengono messe davanti, allora ho cominciato a pensare alla domanda che fai, cioè esiste un punto di vista diverso? E, beh, adesso stasera proprio, perché poi le cose si continuano a capire facendo. Io penso che con le attrici con cui lavoro io mi identifico profondamente, cioè io so e gli dico dei piccoli gesti che sono i miei e loro mi dicono i loro, e c'è un'identificazione potente. Io quando dirigo un attore maschio spesso mi sono un po' innamorata, cioè ho la sensazione che è un mondo maschile che mi attrae, anche mi respinge come tutte le storie tra uomini e donne, e spesso nel cinema maschile che guarda le donne ritrovo lo stesso incantamento, seduzione per l'attrice, per cui forse è vero che esiste una differenza, non perché io non possa essere innamorata di Marisa Paredes, no, o di Angelo o di Margherita, ma perché il più forte è il senso dell'identificazione tra noi. E dunque io mi ricordo una scena, mi spiace molto che non c'è Birna, di la verità, perché sarebbe venuta sicuramente. Questo penso io, forse la mia idea, niente più. Questo. Sì. Hanno bisogno di lenzuola di aglio. Allora prendi nota.